manca pochissimo, ormai stanno per arrivare sul tatami la Centracchio e la Franzen, ma il microfono a questo punto passa a Cristiano Piccinelli. È arrivato il momento allora di questa finale, una delle due finali per il bronzo tra la nostra Maria Centracchio, che credo abbia raggiunto il risultato massimo sperabile considerando lo stato di forma e considerando le avversarie che ha incontrato. Davanti la Jul Franzen, un pochino più anziana dal punto di vista della carta d'identità, 31 anni contro 26 della Centracchio, ma soprattutto questi due anni di inattività a causa polemica con la sua federazione per aver spostato il centro di allenamento troppo lontano da Rotterdam, dove la Franzen vive. Poi ha ripreso a combattere, per questo non è stata, per questo motivo questa polemica con la sua federazione, non era presente alle Olimpiadi di Rio. Adesso però ovviamente rientrando prepotentemente a combattere sul tatami ha ottenuto anche buoni risultati. Adesso si gioca una medaglia olimpica con la nostra Maria Centracchio, ancora con judogi blu la Centracchio, judogi bianco per la lottatrice olandese. L'arbitro è Raul Camacho, ha iniziato intanto l'incontro, 4 minuti per evitare il golden score. Attenzione, prova subito la proiezione l'olandese, la evita in maniera puntuale la nostra Centracchio, che adesso lavora a terra con il tentativo ovviamente di ribaltare, per far capire ovviamente a chi ci ascolta la sua avversaria che si era posta con la pancia sul tappeto, perché ovviamente questo è il modo anche di difendersi, perché il punto si ottiene toccando il tappeto con la schiena, con una parte della schiena, oppure con le manovre di soffocamento e sottomissione. Prova adesso un'altra proiezione con l'aiuto della gamba la nostra Maria, ma non riesce ad ottenere il punto sperato. 3 minuti e 20 adesso che mancano alla conclusione del tempo regolamentare. Per molto così alta dire. L'olandese sì, concede almeno 10 centimetri, questa l'impressione che si ha guardando ovviamente dalla nostra postazione rispetto alla Centracchio, anche se come Maria la Franzen viene anche lei dalla categoria inferiore, ma ormai abbandonata da almeno 6 anni, per questo evidentemente ha aumentato il suo peso e può contare anche su leve sicuramente più lunghe, sia per quanto riguarda le braccia sia per quanto riguarda le gambe. Adesso prova la spazzata all'olandese, ma riesce ad evitare l'attacco della sua avversaria la Centracchio, che sicuramente può conservare un maggiore risorse energetiche, Daniele, perché ha evitato sicuramente un incontro in più, perché l'olandese ha fatto il ripescaggio, ma certo, poi ha vinto 2 incontri in maniera precoce per Ippon e ha perso purtroppo per lo stesso motivo anche nella semifinale. A terra il lavoro adesso dell'olandese sulla nostra Maria Centracchio, interviene però l'arbitro a dare lo stop, il Matè, si ricomincerà dunque tra qualche istante e Daniele può magari spiegarci bene. Attenzione però, c'è una sanzione per sì, la Francia, uno shido, credo quindi che l'abbia colpito in volto, qualcosa del genere. Sì, in realtà viene assegnato per passività. Sì. Ovviamente ma era in attacco lei. Sì, esatto, infatti evidentemente forse ci sarà una nuova rivalutazione. Giustamente, come sosteneva, come ha sottolineato il nostro Daniele Masala, non si può assolutamente colpire al volto con nessuna credo, parte del corpo. Credo mi è sembrato dal monitor, non sì, sono non, certo. Non c'è stato replay, non possiamo valutare in piano, ci fidiamo ovviamente della segnalazione che ci viene data di Shido per passività. Mancano meno di 2 minuti alla conclusione. Una sanzione per l'olandese, avversario della nostra Maria Centracchio, che prova con le gambe adesso con una serie di spazzate a cercare il modo di arrivare alla proiezione, che arriva ma senza riuscire a portare a terra l'avversario. Interviene dunque l'arbitro con il Matteo stop per poi dare di nuovo il via. Parlavamo delle risorse fisiche con Daniele Masala, perché questo è uno sport estremamente esplosivo, dove si consuma tantissimo, ma soprattutto si produce tantissimo acido lattico, perché queste diciamo posizioni di estrema forza e poi con delle esplosività diciamo di azioni, beh insomma bisogna avere, eccola
Scusa, mi sono fermato perché c'è stata una proiezione. Certo, assolutamente. Ha provato la nostra Maria Centracca con un tentativo di attacco, con una leva, senza però riuscire a portare a terra ancora una volta la Franzen. Quindi ancora nessun punto assegnato. Mancano 1 minuto e 3 secondi alla conclusione dei 4 minuti. Poi sarà golden score. Una sanzione però per la Franzen, con 3 sanzioni. Insomma, si viene squalificato e c'è Lippon. Sì, di fatto. Insomma, che la squalifica per quanto riguarda l'avversario, la lottatrice che subisce le 3 sanzioni, e comunque ovviamente c'è la vittoria per l'altro. Intanto prova con il lavoro a terra la Janssen, ancora un intervento di Raul Camacho a bloccare l'iniziativa dell'olandese, far ripartire di nuovo l'incontro, consentendo ovviamente alla Centracchio di secondo uscito. E mancano 37 secondi ancora per passività, questo ci viene segnalato dal monitor di servizio. Attenzione, perché qui deve iniziare a stare particolarmente attenta adesso la Franzen ad evitare una terza penalizzazione. Eccola. Provato una nuova leva ancora una volta, in piedi ovviamente la nostra Maria Centracchio, che si sdraia a terra per evitare qualsiasi tentativo di lavoro a terra per quanto riguarda la sua avversaria. 17 secondi intanto per l'esaurirsi dei 4 minuti del tempo regolamentare. Poi ci sarà golden score, ovvero chi andrà a segno per prima, o eventualmente se dovesse arrivare la terza sanzione per la Franzen, sarà vittoria per Centracchio. Prova intanto la spazzata la olandese, ancora un intervento dell'arbitro, un Mate che significa che si dovrà ricominciare, ma mancano soltanto 2 secondi, praticamente sì. Impossibile, Daniele, trovare il colpo, ma anche la sanzione. Ma non lo so, comunque poi nel golden score può succedere di tutto, ovviamente. Sì, no, io dicevo in questi 2 secondi. No, in questi 2 secondi assolutamente hai ragione, scusami. No, io voglio dire una cosa, che più va avanti l'incontro e più la frase è, secondo me, svantaggiata. Ora speriamo che questo non sia che sia di buon auspicio, naturalmente, perché mi sembra più fresca la nostra Maria. Intanto è iniziato il golden score, prova l'azione, l'attacco con una leva, con una presa. La Franzen, non c'è però il punto per l'olandese, si ricomincia. Allora è iniziato intanto il periodo del golden score, 19 secondi. Eccola! Attenzione all'attacco della Maria Centracchio, ma non è riuscita a portare sulla schiena l'avversario. Adesso a terra, pancia sul tatami, prova a rovesciarlo prendendola dalla cintura. La Franzen non riesce nella sua azione. Allora interviene l'arbitro, il Mate, l'arbitro Raul Camacho. Si riprende adesso il combattimento. Ricordiamo che la Franzen ha 2 sanzioni, la terza è fuori. Prova intanto con una presa e poi con un tentativo d'attacco la nostra Maria Centracchio, senza però riuscire a ribaltare l'avversario. Sì, secondo me anche forse leggermente più pesante, ovviamente il limite è quello dei 63 kg, ma conta soprattutto quando si va al peso, e sappiamo che insomma il peso viene registrato qualche ora prima dell'incontro. Intanto un altro tentativo da parte della Centracchio, che però ha anche rischiato di subire lei il punto. Si lavora a terra, ma c'è l'intervento dell'arbitro Matteo, dunque si riprenderà, si prosegue in questo golden score oltre il minuto. In questa fase si incominciano ovviamente a perdere un po' di lucidità, un po' di freschezza atletica, perché ogni sforzo, l'abbiamo visto anche nel caso degli uomini, comporta davvero uno spreco enorme di risorse. A terra entrambe le lottatrici, ma con il tentativo adesso di sottomissione da parte della Franzen, resiste però bravissima la nostra Maria Centracchio, anzi a cercare di ribaltare la situazione. Poi c'è l'intervento dell'arbitro, il Mate, e ovviamente anche ha perso qualcosa, sì, un laccino, sì, un laccio per i capelli. La Franzen, che le viene riconsegnato dall'arbitro Raul Camacho, per far ripartire, ovviamente per evitare ovviamente che i capelli possano andare lungo la visuale, lungo gli occhi della Franzen. Attenzione adesso all'iniziativa dell'olandese, nulla di fatto, però invoca una revisione
l'arbitro per verificare insomma che cosa sia successo, perché ovviamente l'arbitro sul tatami vede quasi tutto, ma può sfuggire perché l'azione è veramente immediata e quindi non giustamente, come ormai Daniele in tutti gli sport, anche la tecnologia aiuta a prendere le decisioni più corrette. Intanto il tentativo d'attacco da parte della nostra Maria, bella, che prova da terra a ribaltarlo, eccolo, un ippon, c'è questo. Sicuramente il punto, almeno a mio modo di vedere c'è stato il punto. Ho visto le spalle a terra della Franzen che da terra è stata ribaltata. Vediamo, c'è l'intervento dell'arbitro, il Matteo. Lo sta chiedendo. Eh sì, sicuramente, perché c'è stato sicuramente l'attacco, c'è stato il tentativo da parte della nostra Maria Centracchio. Si riprende, però si riprende. Non c'è stata assegnazione del punto, ma sanzione. Attenzione. Sanzione, la terza qua. Sanzione. Ippon. Dunque, Ippon, terzo scido e vittoria per Maria Centracchio, che dunque conquista la medaglia di bronzo. Un altro bronzo arriva dal tempio del judo, dal Nippon Budokan. Piange Maria Centracchio, ma sono lacrime di gioia assolutamente per questo bronzo olimpico, per la nostra atleta che era arrivata qui senza pressioni, senza particolari obiettivi, voleva fare soltanto il massimo possibile e direi che lo ha fatto. Ha centrato il podio olimpico, il bronzo, il terzo gradino del podio. Maria Centracchio conquista un'altra medaglia per l'Italia. È la prima molisana a partecipare a un'Olimpiade, la prima ovviamente a conquistare una medaglia bronzo nel judo 62 kg. Maria Centracchio ci tiene a ribadire il legame forte con la sua terra. Ho sentito in questi giorni soprattutto l'affetto del mio popolo, della mia regione, ed è stato fantastico. Spero che loro siano orgogliosi di me, perché sono orgogliosissima di rappresentarli e di dimostrare che il Molise esiste e mena forte. A sentirla, la judoka italiana sembra aggressiva, e sicuramente lo è stata fino all'ultimo sul tatami dell'impianto giapponese. Poi però una volta battuta la sua avversaria, l'olandese Franzen, si è sciolta in un pianto inarrestabile, davvero inarrestabile, perché qualche minuto dopo, anche davanti ai microfoni e telecamere, Maria ha fatto davvero fatica a trattenere le lacrime. Fosse stata la finale per loro, sarei stata ancora più felice. Ero consapevole di chi avevo di fronte, una campionessa olimpica in carica, quindi l'incontro poteva andare in un verso o in un altro. Ho dato il massimo comunque, quindi non ho rimpianti. La mia famiglia, i miei fratelli soprattutto, e gli amici più cari, che sanno quello che c'è dietro questa medaglia, perché veramente nessuno lo sa. Da Tokyo, Cristiano Piccinelli, GR1.